Anche la prossima domanda è sul tema della risurrezione e arriva dall'Italia. Santo Padre, quando le donne giungono al sepolcro la domenica dopo la morte di Gesù, non riconoscono il Maestro, lo confondono con un altro. Succede anche con gli apostoli. Gesù deve mostrare le ferite, spezzare il pane, lo riconoscono dai gesti. È un corpo vero, di carne, ma anche un corpo glorioso. Gesù è un uomo risorto. Il fatto che il suo corpo risorto non abbia le stesse fattezze di quello di prima, che cosa vuol dire? Che cosa significa esattamente corpo glorioso? La resurrezione avverrà anche per noi così? Naturalmente non possiamo definire il corpo glorioso perché sta oltre le nostre esperienze, possiamo solo registrare i segni che Gesù ci ha dato per capire almeno un po' in quale direzione dobbiamo cercare questa realtà. Primo segno, la tomba è vuota, cioè Gesù non ha lasciato il suo corpo alla corruzione, ci ha mostrato che anche la materia è destinata all'eternità, che realmente è risorto, che non rimane una cosa perduta. Gesù ha preso anche la materia con sé e così la materia anche la promessa dell'eternità, ma poi ha assunto questa materia in una nuova condizione di vita, e questo è il secondo punto, Gesù non muore più. Cioè sta sopra le leggi della biologia, della fisica, perché sottomesso a queste uno muore. Quindi c'è una condizione nuova, diversa, che noi non conosciamo, ma che si mostra nel fatto di Gesù e è la grande promessa per noi tutti che c'è un mondo nuovo, una vita nuova al quale noi siamo in cammino. E essendo in questa condizione ha la possibilità di farsi palpare, di dare la mano ai suoi, di mangiare con i suoi, ma tuttavia sta sopra le condizioni della vita biologica come noi la viviamo e sappiamo che da una parte è un vero uomo, non un fantasma, che vive una vera vita, ma una vita nuova che non è sottomessa più alla morte e che è la nostra grande promessa. È importante capire questo, almeno in quanto si può. Per l'Eucaristia, per l'Eucaristia il Signore ci dona il suo corpo glorioso, non ci dona carne da mangiare nel senso della biologia, ci dà se stesso questa novità che Lui è, entra nel nostro essere uomini, nel nostro mio essere persona, come persona e ci tocca interiormente con il suo essere così che possiamo lasciarsi penetrare dalla sua presenza, trasformare nella sua presenza. Il punto importante è così siamo già in contatto con questa nuova vita, questo nuovo tipo di vita, essendo lui entrato in me, sono io uscito da me e mi estendo verso una nuova dimensione di vita. E penso questo aspetto della promessa, della realtà che lui si dà a me, e mi tira fuori a me in alto, è il punto più importante, non registrare cose che non possiamo capire, ma essere in cammino verso la novità che comincia sempre di nuovo nell'Eucaristia.